Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Tante anche oggi le notizie dal Veneto e dalle sue province, ma partiamo con le ultime novità sul caso di Manuel, la promessa del nuoto rimasto ferito sabato a Roma. Il nuotatore trevigiano è stato ripreso, c'è un video degli istanti drammatici del ferimento. Intanto ieri sera c'è stato l'arresto dei suoi aggressori che hanno dichiarato abbiamo sparato per sbaglio a lui. Scena di vita qualsiasi, due ragazzi davanti a un distributore di sigarette, la luce che ne illumina i volti, poi come nel peggiore degli incubi sentono qualcosa, qualcuno, si voltano e lui improvvisamente si accascia. In un video di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa ANSA, gli istanti dello sparo a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito a Roma sabato sera. Come per la vita di Manuel, passato dal sogno di andare alle Olimpiadi al dramma di non poter più camminare, in un istante anche nel video tutto cambia e dalla normalità si sfiora la tragedia. I suoi aggressori sono da ieri sera in isolamento nel carcere di Regina Coeli a Roma, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, questi i loro nomi, compariranno domani davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Hanno ammesso di aver sparato a Manuel per errore. Pioveva, era buio, aveva il cappuccio alzato, hanno detto agli investigatori della squadra omicidi, anche se il video racconta un'altra verità. Il cappuccio lo indossava Martina, la ragazza del 19enne trevigiano, che era invece a capo scoperto. Non indossava neppure un berretto, ma quando si è voltato, richiamato dalle urla dei due in scooter, non ha avuto il tempo di farsi riconoscere, colpito a bruciapelo al petto. La fidanzata cerca di soccorrerlo, chiama l'ambulanza, si vedono arrivare due poliziotti già presenti in piazza Eschilo quella sera all'Axa per essere intervenuti poco prima per una rissa al pub, quella in cui sono rimasti coinvolti anche Marinelli e Bazzano, tornati a casa a prendere la pistola per regolare i conti con quelli con cui hanno poco prima fatto a botte, ma colpendo il bersaglio sbagliato. E adesso nel prossimo servizio le ultime novità sul caso dell'omicidio suicidio di Asiago, perché fondamentali per capire quello che è successo nella casa degli orrori saranno gli esiti, i risultati degli esami istologici e tossicologici. Si dovranno aspettare almeno 15 giorni per avere i risultati degli esami istologici e tossicologici sui campioni di tessuti prelevati durante le autopsie sui corpi di Silvia Marzaro e dei genitori Italo e Ubaldina. Risultati che saranno indispensabili agli inquirenti per far luce sulla vicenda dell'omicidio-suicidio di Asiago, un caso tutt'altro che scontato, tant'è che nelle ultime ore si è fatta strada una nuova ipotesi investigativa. I due anziani coniugi potrebbero essere stati soffocati con un cuscino o addirittura con le mani da parte della figlia. Intorno alla bocca, infatti, ci sono segni di violenza. Italo e Ubaldina sono stati costretti con la forza a ingoiare il cocktail di psicofarmaci oppure sono stati soffocati. Fondamentali a questo punto saranno i risultati dei test che diranno con certezza se ci sia stata l'assunzione dei medicinali, farmaci che Silvia comunque avrebbe rimesso nell'armadietto prima di strozzarsi con le due cinture. Nessuna boccetta è stata rinvenuta sparpagliata in quella casa di vacanza divenuta luogo dell'orrore. Certo, l'ipotesi rimane quella del duplice omicidio-suicidio, ma a questo punto la scena del crimine sarebbe diversa. Silvia potrebbe aver somministrato i farmaci facendo cadere nel sonno i due genitori, trovati a letto con le mani giunte e le coperte rimboccate, per poi portare a termine il suo progetto diabolico. Un odio profondo, quello della donna verso la madre e il padre, che considerava oppressivi e ai quali addebitava i suoi insuccessi. La chiave di lettura della tragedia potrebbe essere proprio nei biglietti rinvenuti dai carabinieri, due fogli con la scritta maledetti e la calligrafia, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio quella di Silvia. Intanto il materiale rinvenuto nell'abitazione è stato sequestrato e sarà inviato ai RIS di Parma. Gli stessi carabinieri del reparto investigazioni scientifiche potrebbero arrivare nei prossimi giorni nella casa di Asiago. Lasciamo la cronaca, cambiamo argomento. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia del Veneto per avere più risorse da gestire.
La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto, proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo Stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo tre regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste tre regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti. Andiamo a Mestre, Lampi da una parte, Forza Nuova dall'altra, ieri sera due manifestazioni, le immagini. E se belie, là sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Piazza Ferretto, manifestazione dell'Ampi per ricordare l'omicidio di Erminio Ferretto. Parco Ponci, corteo di Forza Nuova contro lo spaccio di droga. Due manifestazioni in contemporanea a Mestre, a poca distanza l'una dall'altra. Alla vigilia si temevano tensioni, massiccio dispiegamento di forze dell'ordine per tenere a distanza i due cortei. Alla fine tutto si è svolto senza problemi. Nel cuore della città l'Ampi ha voluto manifestare non solo per ricordare il delitto di Ferretto, ma anche come risposta a Forza Nuova. Ci pareva inaccettabile che proprio in questa giornata in cui si commemora insomma, l'assassinio da parte dei fascisti di Erminio Ferretto, a Mestre ci fosse una manifestazione di una forza che chiaramente si richiama all'ideologia fascista. L'Italia è una repubblica nata dalla resistenza, per ricordare Erminio Ferretto, giustamente, e per respingere le imprese di attacchi delle destre che vorrebbero infangare il buon nome della nostra Repubblica. Poco distante Forza Nuova con striscioni e megafoni scende in piazza contro lo spaccio di droga. Ma la nostra battaglia è anche una battaglia contro la mafia nigeriana che sta prendendo in mano tutto il territorio italiano. Ma la manifestazione voleva anche ricordare l'aggressione subita lo scorso 22 dicembre da quattro militanti, tra loro anche Rudy Favaro. Per farci sentire che non abbiamo paura, nessuno ci fermerà, nonostante questo, non stiamo facendo niente di illegale. Ci fermiamo adesso per qualche minuto, Focus TG torna tra pochissimo, vi aspetto.